Atleti da tutto il mondo all'Aquila per gli internazionali d'Italia. La manifestazione di pattinaggio, che è anche il sesto Memorial Angelo Onorato Open degli internazionali d'Italia, si terrà all'Aquila il 25 e il 26 maggio sul circuito stradale ricavato lungo viale Corrado IV. Un circuito che è ricompreso tra la rotatoria di via del Beato Cesidio, seguendo per viale Corrado IV, sino alla rotatoria di via Piccinini con la statale 80. Un percorso lungo in totale circa 1250 metri e contiguo alla piazza del mercato, su pista piana ricavata probabilmente di fronte ai locali del bar, riservata alle categorie giovanili dalle ore 7.30 alle 17.30 del 26 maggio. Un evento di grande impatto sportivo e di interesse sociale, di spettacolo e alta qualità. L'organizzazione è stata affidata dalla Federazione Pattinaggio Nazionale al CPGA di Mario Miconi. Penso che è una manifestazione che vorremmo portare noi, almeno come Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, avanti negli anni e farla diventare una classica come diciamo fino adesso è. La prima volta che sono presenti i pattinatori colombiani all'Aquila, probabilmente questa manifestazione sta avendo un riflesso a livello mondiale, comincia a essere capita come manifestazione interessante e vedo che molti, anche il Camerun è presente, vedo che molti atleti stranieri cominciano a essere tentati alla partecipazione a questo evento. Infatti abbiamo una bella delegazione di atleti stranieri e siamo arrivati ad avere 350 atleti iscritti. All'Aquila la tradizione del pattinaggio è fortissima, lo sappiamo tutti, è uno sport che per alcuni versi accomunerei al ciclismo perché spesso si svolge su strada e questa manifestazione proprio su strada si svolgerà. Domenica nel tratto di strada di Viale Corrado IV ospiteremo circa 300 atleti che provengono da molte nazioni anche extraeuropee. Dovrebbe essere, sicuramente sarà un bel appuntamento di sport che di nuovo veicola la nostra città in giro per il mondo.